Prima Fila Magazine. Ora andiamo al Teatro Celebrazioni. Il 3 aprile c'è uno spettacolo, ma forse spettacolo non è la parola giusta, spettacolo concerto, forse io aggiungerei one band show. C'è Paolo Belli, Pur di far commedia. Paolo, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Perdonami, ma credo che l'ultima cosa che hai detto è quella perfetta, one band show, nel senso che nasce come concerto, in realtà poi è stata scritta come una commedia, assieme a Alberto Di Risio, che insomma, ha collaborato con Celentano, Fiorello, Panariello, insomma, quindi è una firma, no, che può garantire il fatto che sia anche una commedia, ma mi piace molto il fatto che tu abbia detto one band show, perché recitiamo tutti, non solo io, ma anche i musicisti, ognuno recita se stesso. È una storia esilarante, mi devi credere, è una cosa che noi dobbiamo aspettare che la gente smetta di ridere, perché tra una canzone e l'altra raccontiamo cosa si deve fare, cosa c'è dietro alla preparazione di una vita in musica, e naturalmente raccontiamo tutte le cose buffe, e sono talmente così esilaranti che dobbiamo aspettare che la gente smetta di ridere, però ognuno recita se stesso, e quindi hai perfettamente azzeccato il segno. Te la ruberò, one band show, te la rubo. Va bene, no, però citami anche. Va bene. Va bene, assolutamente. No, ho usato questa locuzione proprio per quello che hai detto tu, insomma, perché poi tu hai una carriera lunghissima, ma sei sempre stato attorniato da musicisti in una band, e, come dire, questo dettaglio per me è molto importante, siccome io ti seguo come tanti dall'inizio, ho sempre apprezzato anche questa voglia di andare a ripescare proprio l'idea della band. Ci sono alcuni fattori importanti. Innanzitutto, non so quanti anni tu abbia, ma so che per certo che ne hai molti meno di me. Devi sapere che quando ero ragazzino, per coloro come me che ambivano a fare i musicisti, avevano un maestro straordinario che era Andrea Mingardi, e lo è tuttora Andrea, e Andrea ha sempre insegnato a me e a tutti coloro che amano la musica live che se riesci ad avere attorno a te dei bravissimi musicisti, non solo fai così, dai modo al pubblico di ascoltare buona musica, ma anche tu indirettamente, anzi direttamente, assumi un valore più importante, perché la tua espressione arriva a toccare dei livelli altissimi. Ecco, io ho capito da subito che la mia arte è a un livello professionale buono se ho attorno a me dei bravissimi musicisti, e questa cosa, guarda, difficilmente io mi vanto, sai, non mi piace vantarmi, ma se c'è una cosa che mi vanto è di aver costruito una squadra fortissima, ma appunto non solo di grandi musicisti, ma come ti dicevo prima anche un po' dei saltimbanchi, cioè quelli che hanno imparato l'arte e l'hanno messa da parte, e quindi sul palco massima professionalità dal punto di vista musicale, perché la musica è il gioco più serio che si possa fare, ma poi non prendersi mai sul serio, e quindi questa grande padronanza dello strumento, ma grande ironia e autoironia, porta a far sì che anche il sottoscritto assuma un valore più importante, insomma, quindi per essere meno debole, ecco. Non ne avresti bisogno, ma insomma aggiungerei anche un altro dettaglio che ho sempre apprezzato del tuo lavoro, e cioè l'aspetto dell'ironia, che è un aspetto che spesso viene considerato dai critici magari più paludati come qualcosa che rende di serie B la musica che si fa. Io voglio ricordare che dentro al calderone, diciamo, dell'ironia, dentro la musica ci sono Arbore, Iannacci, Gaber, cioè la lista insomma è piuttosto lunghetta e anche di tutto rispetto. Allora, questo dettaglio dell'ironia è qualcosa che ti piace, ti fa piacere? Allora, innanzitutto mi mette in imbarazzo, perché paragonarmi o per mettermi accostarmi vicino ai miei maestri, perché tu hai citato proprio i miei maestri, è imbarazzante, però è quello che cerco di fare, studiare tanto, tuttora continuo a studiare, un po' perché mi piace, un po' perché comunque responsabile del fatto che la gente poi, se paga un biglietto per venire a vedere, tu devi dargli il massimo che tu riesci a dare. Però so per certo
che le cose che mi divertono per primo sono le cose ironiche, sono le cose, cioè uno si deve prendere in giro, deve sapersi prendere in giro, è anche una forma di assoluta intelligenza, siccome io so per certo di essere andato molto ignorante e voglio morire il meno ignorante possibile, una delle cose che ho scoperto è che riesco ad aprire il range del mio cervello usando molta ironia, ma soprattutto autoironia. Questa cosa qua cerco di portarla a questa leggerezza, diciamo così. Poi insomma, io amo, tu hai parlato prima di grandi artisti e sottolineo per me maestri, ma adoro anche la comicità tantissimo. Ho visto ultimamente, per dirti, una tua intervista che hai fatto con Giacobazzi, che voglio dire, per me lui è veramente un grande comico e nella sua intervista dimostra di essere leggero, spiritoso, però di essere uno che comunque ha una capacità comunque di lettura della vita che poi ti porta a essere anche longevo, no? Dal punto di vista artistico, perché credo che non prendersi mai sul serio possa in qualche modo arrivare alle persone che ti fanno capire che insomma alla fine sei solo un privilegiato che ha avuto fortuna nella vita nel fare il mestiere che ha sempre desiderato di fare, ma poi le cose serie sono ben altre, perciò bisogna sapersi prendere in giro sempre. Assolutamente d'accordo, e poi l'ironia come sempre, quando è fatta bene, nasconde dietro una grande intelligenza, e questa sembra una banalità, ma insomma va ogni tanto ricordata. Ecco, qua invece devo dirti che sbagli, perché invece con me è proprio esatto contrario, io sono proprio scemo perché sono scemo. Non è vero, lo sai benissimo anche tu. Va bene, Paolo, io chiacchiererei ore ma non abbiamo più tempo. Ti ringrazio intanto per averci dedicato qualche minuto. Ricordo, Pur di far commedia, Paolo Belli al Teatro Celebrazioni, 3 aprile, ore 21. Paolo, grazie davvero. Allora, perdonami, chiudo dicendo grazie a te e grazie a tutti coloro che verranno a vedere lo spettacolo, perché io a Bologna sono venuto raramente a esibirmi e quindi non vedo l'ora di arrivare per vedere anche la reazione di tutto il pubblico felsinio nel vedere Pur di far commedia, perché ovunque stiamo ricevendo standing ovation, quindi voglio vedere se riesco a superare anche l'esame di Bologna. Grazie a voi, vi aspetto il 3 aprile.